Perché faccio questo video? Per due motivi. Condividere un momento positivo e spiegare come questo piccolo momento possa cambiare per bene la nostra vita, anche solo per un momento. Chiunque nella vita ha un po' di stress. Chi per il lavoro, chi per la propria vita personale, chi per la scuola, chi per il fidanzato o la fidanzata. In ogni caso, lo stress, anche se negativo, è una parte che è presente nella vita di ogni essere umano. Ma come si fa a toglierlo? Come si fa a diminuire questo morbo che potrebbe farci saltare in aria emotivamente? Semplice, staccando un po' dalla propria vita quotidiana. Si può fare con semplici passeggiate in compagnia, con un'uscita con amici dove ci si diverte, oppure con una vacanza. Quest'ultima è leggermente più costosa e bisogna avere del tempo libero, ma è quella che aiuta a togliere meglio lo stress dalla propria vita. Quindi vi racconto la mia esperienza in quello che è uno dei posti più rilassanti in Europa, Erding. Erding è un paese in Germania, situato molto vicino a Monaco, conosciuta per la Erding Weiss Beer, per il data center dell'Amadeus Eat Group, ma soprattutto conosciuto per ospitare uno dei più grandi complessi termali d'Europa, che è circa 145.000 metri quadri in superficie, circa. Le terme di Erding sono qualcosa di stupefacente e io ci sono stato per 3 giorni. Poi ho passato un giorno a Lego World, ma quello ne riparliamo fra poco. Scivoli acquatici per tutte le età, ristoranti, piscine rilassanti, bar pool e sauna di ogni tipo. Vi giuro, quel posto è il vero paradiso sulla terra. Costa un po', ma credo che se lo mettiamo in comparazione con le paghe tedesche non è nemmeno poi così alto. Però ne vale ogni centesimo. Uno dei consigli è andarci in famiglia o con amici. Almeno passerete la giornata in compagnia. Passiamo ad altro. Questa volta ci spostiamo più verso Monaco, cioè a Günzburg. Qui ci troviamo a visitare un parco a tema veramente bello, anche per chi non apprezza il genere, Lego World. Ora, uccidetemi pure, ma io non sono mai stato un fan dei Lego. Ma ho molti amici di ogni età che ucciderebbero per andare in posti del genere. E dopo aver visto l'intero parco, posso capire anche il perché. Divertimento, fantasia, montagne russe, giochi a tema, spettacoli, c'è tutto. Legoland Deutschland è veramente un posto magnifico, anche per chi non sa nulla di Lego. Buon cibo, non ci si annoia e diciamo che si trovano i posti perfetti per chiunque. In una sola giornata non si riesce nemmeno a fare ciò che è presente nel parco, visto la grandezza di esso. Una delle cose che ho adorato di più, ad esempio, è l'acquario all'interno. Veramente, veramente fantastico. La mia esperienza in Germania in questi giorni è stata unica e mi ha dato energia. Per chi ha tanti problemi nella vita o anche ha molti pensieri negativi o di stress, vacanze del genere sono un toccasana. Molti sottovalutano l'impatto psicologico della propria vita. Si pensa che superando ogni genere di cattiveria, vedendo cose orribili o aumentando lo stress, esso sparisca dopo una giornata e scompaia per sempre. Ma quella cosa è ben diversa e man mano che si subisce, mano a mano aumenta nel proprio corpo, creando una bomba d'orologeria pronta ad esplodere. Quindi, per chiunque sia in ascolto di questo video, se avete problemi di ogni genere, lavoro, in casa, con la società, con la famiglia, il consiglio è: prendete una valigia, fatela, prendete un amico fidato oppure qualcuno della famiglia con cui andate d'accordo e partite. Anche solo per 2 giorni. Andate in un posto mai visto, in un posto dove vi possiate rilassare. Sfogate il vostro stress, buttate tutto quello che avete subito e con un po' di relax, con dei massaggi, un sano urlo sulle montagne russe o altro, tornate a casa per ritornare alla vostra vita con una nuova pelle, più rilassati e senza problemi. Ma ehi, questo è solo un mio consiglio.